Buonasera a tutti. Buonasera. Io sono Simone Del Feo, della Capolinea di Reggio Emilia, e oggi pomeriggio ho l'onore di avere di fianco a me un caro amico, Andrea Incenso Bezzani, del ristorante Camatini di Rubianino, giusto? Rubianino di Quattro Castella. Ridente località della provincia di Reggiana. Questo punto soprattutto. Sì, le sì. Le nebbie sorridenti. Niente, oggi vi più basso. Oggi vi raccontiamo un po' il nostro punto di vista tra il gelato e la ristorazione. Quello che secondo noi può essere un incontro tra due mondi che sono sempre stati apparentemente lontani, ma in verità possono essere complementari. Tutto è nato da qualche anno fa, quando pomeriggio sono andato a giocare con Andrea nella sua cucina, che è una cucina incredibilmente moderna, e abbiamo iniziato a fare un po' di prove con gelati gastronomici, quindi con qualcosa di tendenzialmente salato che possa sposarsi e abbinarsi a un qualsiasi piatto di un ristorante. Lui non aveva il mantecatore nel ristorante, allora abbiamo iniziato a giocare con il package. Sono venute fuori delle cose molto interessanti, anche perché Andrea ha una creatività molto indomabile, ha una quantità di materie prime a disposizione sterminata, quindi avevamo solo imbarazzo della scelta. E da lì abbiamo iniziato a conoscersi meglio, a collaborare più tanto, abbiamo fatto un paio di insieme, nel suo ristorante, in cui in ogni piatto era presente perlomeno una preparazione di pasticceria fredda, un gelato, una mousse, un semifreddo, quindi qualcosa che appartiene al mondo della pasticceria, il gelato per me appartiene al mondo della pasticceria, ma anche veniva declinato in maniera un po' differente. E i risultati secondo me sono stati divertenti, come giù ci ha divertiti noi, che era quello più importante, no? Però diciamo che il nostro tipo di ristorazione è già particolare, qui il nostro cliente si aspetta anche la ricerca che abbiamo all'interno della nostra attività, per cui dobbiamo sempre giocare e divertirci allo stesso tempo, no? Per cui il poter due attività particolari, perché su Reggio Emilia comunque noi abbiamo una cucina e Simone comunque è uno dei migliori gelati d'Italia, quindi diciamo che tutte e due le eccellenze, diciamo, della nostra città ci hanno portato comunque a lavorare in un certo modo. Per cui la sua grossa ricerca, la mia grossa ricerca su quello che è il prodotto e la possibilità di creare qualcosa di particolare comunque ci accomuna, no? Quindi al giorno d'oggi dobbiamo sempre cercare di portare e di elevare quello che è un po' la qualità dei nostri prodotti e soprattutto la nostra realtà, che comunque a Reggio Emilia non è Milano, non è una grossa città, però al tempo stesso c'è delle potenzialità, visto che comunque un po' siamo nella zona la Food Valley, per cui la zona tra Reggio, Parma, Modena, dove comunque la ristorazione, la qualità della gastronomia è molto importante. Per cui tante volte riuscire con prodotti del territorio lo stesso a far crescere un pochino quello che è la nostra passione, il nostro lavoro rispetto a quello che può il prodotto e il territorio. Per cui sicuramente l'obiettivo primario è stato unire due competenze completamente diverse, perché logicamente io avevo bisogno di Simone per aumentare la mia conoscenza, diciamo, su quello che è un mondo particolare, che comunque in ristorazione tante volte è sottovalutato, però mi serve tantissimo aumentare la qualità del mio prodotto. Per cui con Simone abbiamo lavorato tantissimo su proprio uno strumento che è un po' particolare, perché lavora al contrario rispetto a quello che magari è un mantecatore tradizionale, e questo mi ha potuto veramente fare la differenza su quello che era un gelato gastronomico, no? Per cui non tanto quello che viene fatto normalmente in gelateria, ma quello che viene fatto più facilmente in ristorazione, perché logicamente il mio problema era non posso avere un gelato mantecato il giorno prima o comunque fatto e mantenuto in strumenti che noi non abbiamo, perché non abbiamo mantenitori a temperatura perfetta, abbiamo i nostri
tra virgolette, mantenitori congelatori, che comunque sono almeno 18, almeno 22, per cui non vanno tanto d'accordo con quello congelato, e comunque io volevo fare una cosa che fosse più fresca possibile, più spessa possibile, per cui ad oggi in ristorazione la Pacojet è uno strumento che mi permette comunque di mantecare il gelato espresso, con qualche difficoltà perché logicamente la temperatura del gelato è leggermente più alta di quello che è normalmente quella di Simone, diciamo, per cui lui mi ha aiutato tantissimo proprio nel creare una struttura migliore e facilitarmi il lavoro, diciamo. Quindi da lì è nata veramente questa collaborazione che comunque ci conoscevamo da tempo, però abbiamo unito l'amicizia anche con quello che è il lavoro. Supportati dalla passione. Sì. E quella se no. E quindi oggi cerchiamo di portarvi un'estrema sintesi di quello che è il nostro punto di vista. Abbiamo in verità preparato lui un piccolo panino croccante in cui andremo a inserire delle verdure condite con un po' di parmigiano reggiano, dell'olio e abbiamo messo fondamentalmente a Camatilde, abbiamo gli orti, siamo in piena campagna di quello che è il territorio emiliano, per cui abbiamo il nostro orto, adesso questo periodo qui la nostra serra, che è il nostro orto, e qui siamo partiti da quello che sono un po' le insalate che utilizziamo anche al ristorante, per cui una misticanza che abbiamo unito a un prodotto tipico del territorio, per cui il parmigiano reggiano, insieme abbiamo messo delle erbe aromatiche e qui abbiamo fatto questa, noi siamo qua di Sanelli, no? Per cui il nostro, se uno è fatto in casa, viene fatto praticamente da una carne di manzo che viene marinata, per cui facciamo una sorta di marinatura in anticipo con sale e zucchero, una volta che è marinata sotto vuoto per una settimana l'andiamo, diciamo, ad asciugare, per cui l'andiamo a far stagionare, diciamo così, e poi una volta fatto questo lo affumichiamo, per cui diciamo che riusciamo a creare una sorta di salume conservabile che noi utilizziamo come antipasto al ristorante, per cui la connotazione, diciamo, della fumicata insieme a questa sorta di marinatura che gli facciamo ci permette comunque di affettarla come fosse un prosciutto. Logicamente può essere un po' più piccolo, però ha delle note molto particolari. E in questo caso abbiamo utilizzato un quinto quarto, per cui un fianchetto, e diciamo che mediamente ci vogliono più o meno un mese per riuscire a avere un prodotto che si riesca a utilizzare in modo corretto. Per cui oggi abbiamo creato anche un piccolo gioco, per cui abbiamo fatto queste, chiamiamole sfere di pane, no? È un prodotto che facciamo al ristorante e praticamente è una sorta di pasta da pizza che però cotta in forno con una quantità di umidità, soprattutto iniziale alta, fa sì che il prodotto si gonfi, per cui otteniamo una sorta di sfera che è dentro completamente vuota, quindi lo utilizziamo proprio come contenitore, quindi normalmente lo facciamo anche di varie dimensioni, anche per gli aperitivi così, possiamo creare un contenitore, noi lo chiamiamo l'uovo croccante, perché fisicamente l'aspetto, se anche una colorazione, che l'aspetto esteriore, dipende dalla dimensione che viene fatto, però può veramente assomigliare a quello che è un guscio dell'uovo. Per cui in questo caso lo utilizziamo anche come parte croccante, fondamentalmente faremo un gelato salato, quindi giocheremo anche su quello, quindi sulle consistenze, sulla croccantezza, sulla sapidità, sulla freschezza delle verdure, sulle temperature ovviamente. E abbiamo voluto proporre qualcosa di fruibile, semplice, il finger food. A tutto questo abbiamo abbinato il gelato alla senape con olio extravergine di oliva e scorzette di limone. Inizialmente avevamo pensato a un gelato leggermente diverso, una base di formaggio caprino, sempre con senape, sempre con olio extravergine di oliva, ma al posto del limone il bergamotto. Poi all'ultimo momento, come spesso mi accade, ho cambiato idea, mi sono confrontato con Andrea, ho fatto una prova al volo, ho levato il caprino che mi dava un'acidità, ho levato il bergamotto perché era un po' troppo invasivo da un punto di vista aromatico, ho messo il limone recuperando un pochino dell'acidità che avevo perso con il caprino e quindi il caprino l'ho unito. Allora, mentre Andrea finisce di aprire le uova, io vado a prendere il gelato e poi vi facciamo assaggiare il piatto. Naturalmente, se qualcuno ha domande, interverrà.
diciamo che noi siamo un po' lontani da qua, per cui abbiamo cercato anche di portare un po' il nostro territorio, no? Per cui non potevamo non lasciare il Parmigiano Reggiano, che per noi, per me soprattutto, è la base un po' della mia cucina, per cui abbiamo proprio cercato anche di lavorare sul territorio, su quello che è un po' la freschezza, no? Anche di alcuni prodotti. Quindi in questo caso il parmigiano è usato, un parmigiano comunque giovane, come stagione dura, 24 mesi, perché logicamente non dovevamo incentivare troppo quello che è la salinità, né tantomeno il gusto di nocciole, per intenderci. Per cui in questo caso il parmigiano è veramente dolce. In più metteremo poco, qualche goccia di aceto balsamico, proprio per aiutare un po' questa parte anche fresca. Questa è una delle caratteristiche della cucina di Andrea. Lui riesce a valorizzare il territorio nonostante abbia una cucina profondamente creativa, che non è mai, diciamo, estrema. Giusto, Andrea, a te non ti piacciono tanto gli estremismi, però ti piace inventare cose nuove, usare consistenze diverse. Diciamo che sono di Reggio Emilia, quindi sono molto legato al territorio, per cui non sono partito 15 anni fa facendo i tortelli verdi di frutta, no? Cosa che per noi sono la base. Poi sono una persona che si stanca facilmente, quindi se non cambio spesso mi annoio, e quindi diciamo che negli anni sono cresciuto, mettiamola così. Per cui mi piace sperimentare molto e mi piace abbinare sia la tecnologia a quello che è la cucina del territorio e sia invece quello che è l'altro un po' nutrizionale, no? Non siamo dottori, non vogliamo fare i medici, però se non cerchiamo al giorno d'oggi di legare un po' la cultura della gastronomia con quello che è un po' l'alimentazione, i cambiamenti che sono stati anche a livello generale, no? Di come si approccia la ristorazione, venire a cavati di più delle volte è non solo perché uno deve nutrirsi, ma perché vuol dire nutrirsi, no? Però al tempo stesso deve essere una cucina fatta in un certo modo, con certi crismi, e legata proprio anche allo stato del benessere, no? Quindi per me è tanto importante la qualità della materia prima, tanto importante quanto è il modo di cottura, la tecnologia che mi può servire per arrivare a questo. Quindi tutto quello che sono un po' in generale, no? L'approccio con cultura a bassa temperatura piuttosto che cultura a pressione, tutto quello che è l'aiuto che ci può dare, sempre aiuto, benessere, mi diverte tanto, perché comunque fa parte un po' della parte divertente del nostro lavoro. A me una volta è capitato di passare da lui, un pomeriggio, questo è un aneddoto, entro in cucina, lui in cucina adesso ha due forni razza, un forno a pressione, quanti abbattitori? Due battitori, una prima, che abbiamo lasciato in brasiera, elettronica. Insomma, c'era un abbattitore aperto, poi un pezzo di carne che penzolava e la ventola che soffiava fuori aria. E io mi sono chiesto, ma cosa diavolo sta facendo? Poi me l'ha spiegato, la carne che vi propone oggi l'ha fatta in questo modo, giusto? L'ha fatta essiccare in maniera forzata, utilizzando in maniera creativa un abbattitore. Usato nella maniera più scorretta che si potesse usare. Esatto, di sbrinamento. Questo vi fa capire un po' l'approccio che ha, insomma, riesce a trovare il miglior modo per ottenere quello che vuole utilizzando la tecnologia produttiva. Ha veramente una cucina, parlo fisicamente, molto molto bella e molto funzionale, con tantissime cose dentro che gli invidio tantissimo, nonostante io non abbia visto neanche in altre mezzo di più. E ci troviamo spesso a confrontarci non solo sul gelato o sul cibo generale, ultimamente confrontiamo anche su quello che può essere il suo cestino del pane o il mercato in generale, perché è una passione che si accumula. A lui piace fare il pane, a me piace fare i panettoni, e quindi insomma ogni tanto parliamo anche di questo e ci siamo ripromessi di fare un impasto di panettoni insieme, direi la prossima settimana, tempo permettendo, naturalmente sarà qualcosa di non tradizionale, ovviamente. Vediamo cosa sarà. Sì, la cosa più, diciamo, più
più bella, no? E nel momento in cui comunque una possibilità, no? Logicamente credo che alla fine il cuoco sia una persona che debba cercare di tenersi aggiornato, no? Quindi noi insieme facciamo anche a volte qualche consulenza per prodotti come abbattitori, per cui la sperimentazione, no? Delle volte uno ha una macchina che per lui può servire per fare una cosa, ma non serve per fare un'altra. Però fisicamente l'abbattitore in questo caso mi serviva per poter stagionare, no? Quindi l'abbattitore ha la possibilità di arrivare a temperature più alte, diciamo, perché comunque ad oggi l'abbattitore è a 85 gradi, io uso le cotture a bassa temperatura, ma per fare questo siamo riusciti, diciamo, a utilizzarlo proprio per stagionare, no? Quindi la stagionatura, una volta il salame si appendeva nella stanza più calda, quindi normalmente la cucina, per fare, diciamo, l'asciugatura, no, del salame, dopodiché una volta che è stato asciugato veniva messo in cantina a stagionare. Quindi quello che abbiamo fatto è utilizzare uno il sottovuoto per velocizzare quello che era la marinatura, dopodiché abbiamo utilizzato le ventole di un abbattitore per poter fare quella che è l'asciugatura. Logicamente lavoriamo con temperature intorno ai 28-30 gradi per far sì che il prodotto si asciughi più velocemente, e quello che normalmente si può ottenere in una settimana noi lo teniamo praticamente in poco più di 2 giorni. Questo noi lo facciamo con carni, pesci, con tantissimi prodotti, questo processo lo chiamo di asciugatura, perché poi fondamentalmente quello è una sorta di disidratazione del prodotto per aumentarne anche il sapore. Più togliamo acqua, più lo conserviamo, però aumentiamo la quantità di sapore che possa avere. Consiglio è quello di mangiarlo con le mani, abbiamo fatto questa piccola cialda di pane proprio per darci la possibilità di non utilizzare forchette, ma di essere thank you.
un paio di note tecniche su gelato. Lo gelato con 18% di zuccheri, crealosio e destrosio, un 8,5% di materia grassa d'acqua, metà con grasso vaccino, metà con olio extravergine di oliva che ho messo in raffreddamento sotto i 40 gradi, e un 10% di macro osso. Un pizzico di sale, un pizzico vuol dire un paio di grammi di sale per chilo di miscela, e l'ho pastorizzato, raffreddato e mantecato. Il crealosio, quando faccio chiaramente i gusti gastronomici, lo uso in sostituzione totale o parziale del saccarosio per ottenere un gelato che abbia una corposità, una struttura simile al gelato che piace a me, quindi una cosa sempre molto personale, chiaramente con un punto di dolcezza molto inferiore. Il sale mi aiuta a far percepire chiaramente meno la dolcezza e gli dà quella sacrità che secondo me è un gastronomico. In questo caso anche la carne aiuta molto, e il contrasto tra il freddo del gelato e la carne e la profondezza del pane secondo me funzionano bene. La verdura aiuta a pulire, più fresca, e la croccantezza aiuta a sentire meglio tutto il sapore che c'è. Questo per noi è un gioco, noi ci divertiamo così, intanto se ci vengono delle idee cerchiamo di... Gli ingredienti sono senape, olio extravergine di oliva, scorzette di limone, circa metà limone per chilo di gelato, e crealosio, destrosio, stabilizzanti. Sì, la sera abbiamo messo circa 130-135 grammi. Non ho voluto esagerare perché se no sarebbe stata troppo invasiva secondo me sulla carne e sul resto del finger food. Insomma, volevo che fosse funzionale il gelato far funzionare bene insieme, non volevo che prevalesse. Vi è piaciuto? Posso dire che mi è piaciuto. Mi fa piacere. Grazie mille anche per il tuo intervento e il tuo sostegno. Per me è sempre un crescere, perché logicamente noi spesso i nostri anche antipasti, okay, giochiamo sempre su quello che è consistenza, temperature, per cui Simo mi ha aiutato tantissimo in quello che proprio è il gelato salato, no? Cioè da noi si fa fatica, cioè lo facciamo, però tante volte è un pochino più difficoltoso, no? Soprattutto su quello che è un po' anche l'abbinamento. Io lavoro sull'abbinamento, quindi su quello che è la struttura, su quello che è riuscire a creare un poco, difficilmente sa cos'è fare una base per un gelato, o quindi è la cosa più difficile, è stato insegnarmi a capire che esisteva la possibilità di farsi una base, quindi questo comunque poi ti aiuta a conoscere tipologie di zuccheri, tipologie di consistenze, tutto quello che è un po' l'aspetto tecnico di quello che normalmente per noi è una cosa che normalmente già non si fa quasi, no? Perché già per un cuoco la pasticceria è sempre una zona un po' primita, perché comunque io faccio il cuoco, non faccio pasticceria, quindi riuscire a collegare invece, io sono un appassionato di panificazione barra pasticceria, per cui mi piace tantissimo invece trasferire a volte quello che è la pasticceria negli antipasti. Quindi, anche in questo caso abbiamo utilizzato tantissime di queste preparazioni in funzione di quello che era un po' la freschezza piuttosto che l'abbinamento del nostro tipo di cucina. Quindi, ripeto, sono esperienze queste come quelle che facciamo anche insieme delle volte che ci aiutano a crescere entrambi, o comunque a capire che ognuno si riesce a specializzare in quello che è proprio settore, però se non si condivide un po' le proprie esperienze, le proprie conoscenze, non si cresce, no? Quindi la cosa che mi piace di alcune persone come Simone è proprio mettersi a disposizione, no? Tanti cuochi, no, la ricetta la so io,
non te la do neanche morto, perché comunque sembra che ti rubi chissà che cosa, no? Cosa che invece rimani davanti tu perché pensi che sei bravo e non cresci né te né fai crescere gli altri, no? Quindi alla fine la cosa più importante per noi è o condividi e comunque cresciamo tutti, perché comunque ognuno ha la propria esperienza, la propria visione, o se no altrimenti rimani chiuso nel tuo giardino e continua a stare lì. Quello è un po' l'obiettivo anche che ci siamo posti noi quando facciamo le serate insieme, piuttosto che gli eventi, no? Per condividere, per fare in modo che cresca in generale la nostra persona o la nostra conoscenza. Giusto? Assolutamente. Tutte le volte che mi chiami sono sempre super contento. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona serata. Perché l'ho messo in raffreddamento? Perché qua cuocendolo tira fuori degli aromi che non mi piacciono. Si amalgama con gli altri ingredienti, però quella che è la sua fragranza va persa. E preferisco, dato che ho più usato un olio di olive jasche, che è molto fresco, non volevo perdere questi sentori. Se l'avessi cotto, quindi lo metto. In tutte le preparazioni, anche in cucina, e anche quando facciamo infusioni, l'olio non deve superare i 40 gradi. Proprio già limite, perché non perda proprio la parte aromatica. Grazie. Chiedo una gentilezza, posso prendere?